obiettivi dell'Udinese non è la salvezza. Questo da anni, cioè siamo venuti qui non per soffrire, ma per divertirsi assieme ai tifosi. Buonasera, queste le prime dichiarazioni di Gianpaolo Pozzo in esclusiva. La nostra trasmissione, ne avremo altre, ma abbiamo voluto dare subito un'idea di quello che sarà anche l'argomento principale di questa sera, e cioè l'Udinese che ha raggiunto ormai il decimo posto, ed è decimo posto da sola perché la Sampdoria ha perso, dunque l'Udinese da questa sera è decima, deve puntare assolutamente a mantenere questa posizione e possibilmente migliorarla. È l'auspicio del presidente Gianpaolo Pozzo, espresso in queste prime parole che vi trasmettiamo, che vi abbiamo trasmesso, e dopo avremo ulteriori interventi in esclusiva da parte di Gianpaolo Pozzo sulla situazione attuale, ma anche sul futuro, sui tifosi allo stadio. Buonasera Guido Gomilato, Nicola Angeli, Buonasera, Marco Canciani, buonasera ad Alice Mattelloni. Buonasera Francesco e buonasera a tutti voi che ci state seguendo da casa, come sempre pronti ad interagire con i vostri messaggi. Il numero è il 349-308-1741 e poi gli aggiornamenti del match in corso tra Milan e Napoli, al momento 0-0 al 44esimo. Vado a salutare subito Fulvio Collovati, il nostro campione del mondo collegato da Milano. Buonasera Fulvio. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera. E sempre da Milano, Paolo Bargigia. Buonasera Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Buonasera, Francesco. ciao. E allora abbiamo iniziato Ciao. con le primissime considerazioni da parte di Gianpaolo Pozzo, ma siamo pur sempre una trasmissione che passa ai raggi X, la partita dell'Udinese, e dunque non possiamo che fare marcia indietro di 24 ore, andare a rivedere quello che è successo a Marassi e fare un primo passaggio di commenti sulla partita. È andata bene, un pareggio, una bella partita, il pareggio è giusto. Poi, durante questa ora e mezza che passeremo insieme, vi faremo vedere però alcune cose che non ci sono piaciute e che avrebbero potuto anche pregiudicare il risultato positivo che l'Udinese ha portato a casa. Vediamo il servizio di Alessandro Surza. Alla fine è stato un pareggio giusto quello tra Genoa e Udinese, ma prima del 90esimo, ovvero prima che la banda Gotti staccasse la spina rischiando tantissimo. Ai punti forse le zebrette avrebbero meritato anche qualcosina in più, ma va bene così, quinto risultato utile consecutivo per i bianconeri che dimostrano di essere in forma. Gotti conferma la formazione che ha battuto il Sassuolo con l'unica novità che riguarda il rientro di Becao in difesa al posto di Bonifazzi. Pronti via e al minuto 8 il Genoa passa in vantaggio, cross dalla sinistra per Pandev che addomestica un pallone non facile e batte Musso sul primo palo. L'esordiente Camplone annulla per un fallo di mano di Pandev che però sembra non esserci, e così, dopo aver rivisto il VAR, l'arbitro convalida il gol e di conseguenza il Genoa passa in vantaggio. Esultanza rabbiosa di Goran Pandev che trova il quarto gol in campionato, ma è ancora Genoa, cross di Criscito, colpo di testa di Shomurodov e palla alta, molto alta, ma la difesa dell'Udinese sbanda un pochino. Poi i bianconeri iniziano a reagire e dopo essersi visti annullare un gol di Pereira per fuorigioco di Llorente trovano il pareggio, azione fantastica dei centrocampisti bianconeri con De Paul che si inventa un lancio Tottiano per Pereira che è davanti a Perin, viene esteso da Criscito. Rigore ineccepibile e cartellino giallo per il capitano del Genoa. Dal dischetto si presenta Rodrigo De Paul che calcia centralmente battendo Perin e pareggia per l'Udinese che arriva al 1-1. Sesto gol in campionato per De Paul che al Genoa segna sempre, dato curioso. Se si sommano anche i 5 assist si arriva a quota 11 gol in cui c'è lo zampino del 10. Friulano meglio di lui tra gli argentini in Europa. Solo gente come Messi e Lautaro Martinez fate voi. A fine primo tempo c'è l'occasione per Llorente ma c'è una grande parata di Perin. Ben servito dalla danese Llorente aveva colpito anche bene, trovando però la risposta del portiere genovano, e poi Udinese ancora vicina al vantaggio con De Maio, colpo di testa alto. Partita che sembra avviarsi verso un giusto pareggio, al minuto 80 però ci prova ancora l'Udinese, palla rasente di Pereira, autore di una grandissima prestazione per Nestorowski che taglia bene sul primo palo, mandando però alto. Nel finale invece ad andare vicino al gol è il Genoa. Prima al 92esimo fa tutto Zajc che prende palla dal limite dell'area, entra in area, salta tutti i giocatori bianconeri, sterza sul destro e poi calcia incredibilmente sull'esterno della rete. Può disperarsi l'ex Empoli perché si era preparato benissimo per la conclusione, salvo poi mancare la mira sul più bello. Passano pochi secondi e il Grifone ha un'altra occasione con l'ex bianconero Berami che da posizione di filata coglie il palo.
Nota finale, complimenti all'arbitro Camplone, perfetto al suo esordio in Serie A. Finisce così 1-1 tra Genoa e Udinese con i bianconeri che continuano il loro magic moment con un solo KO negli ultimi 10 incontri. E adesso arriva la Lazio e questa squadra può continuare a far divertire. E allora tante cose belle ma anche alcune cose brutte che andremo ad analizzare e commentare, che abbiamo visto nel servizio ma andremo a vederle nel dettaglio anche con immagini da altre angolazioni e quindi con la possibilità di apprezzare, oppure più che altro, più che apprezzare, perché apprezzare è un'accezione positiva del termine, di andare a vedere quello che hanno combinato lì dietro, perché qualcosa ieri dietro in difesa non è andata per il verso giusto e si è rischiato di perdere la partita nei minuti finali, ma non soltanto nei minuti finali. Tuttavia è arrivato un bel punto, stacchetto chiave, poi Marco Canciani ci spiega qual è la sua visione della partita di ieri. Allora, la partita è stata molto equilibrata, anche perché le occasioni che abbiamo visto tra l'Udinese e il Genoa sono state più o meno simili e di conseguenza l'Udinese ha avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio e poi non è riuscita a concretizzarle. Quanto poi è successo negli ultimi due minuti, bisogna assolutamente che questi episodi non si ripetano, proprio perché rischi di mandare alle ortiche una partita che ormai era chiusa. La chiave secondo me è stata la posizione di Pereira in campo, perché sia nel primo che nel secondo tempo ha dato molto fastidio alla difesa del Genoa, era sempre pronto a muoversi negli spazi in verticale, era sempre pronto a fornire una opzione in profondità ai compagni ed è stato molto bravo nel cucire proprio il gioco tra la mediana e la fase offensiva. Di conseguenza, se guardiamo poi le azioni più importanti dei bianconeri, sono partite tutte dai suoi piedi. Una giocata incredibile che poi non è entrata negli highlights, gli ha impedito di fare un gol incredibile, partito in una serpentina nello stretto dove ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche. È un buon punto perché dà continuità, dà solidità a questa squadra che, ricordiamo, due mesi fa, prima di Atalanta e Inter, aveva 16 punti e a distanza di due mesi, con un lavoro a mio avviso importante, sta scalando piano piano la classifica e sta ritornando a essere la squadra che noi tutti ci aspettiamo di vedere. Allora andiamo subito dai due milanesi, cominciamo con Fulvio sulle parole di Marco, in generale sulla partita di ieri. Sei d'accordo sul fatto che abbiamo visto cose belle ma anche alcune cose che vanno evitate, perché poi ieri è andata bene, non abbiamo preso gol in quelle occasioni, però si rischiava di bruciare tutto quanto di buono si era fatto prima. Sì, parto dal finale, dal risultato. Indubbiamente è un risultato positivo, un pareggio. Insomma, il Genoa, insomma, con Ballardini, indubbiamente in un ottimo momento, ha una media quasi da Europa League, per cui il risultato del pareggio, il fatto di essere andati a 33 punti, indubbiamente questo è positivo. Meno positivo, ci sono due elementi: l'approccio alla gara, ancora una volta. Siccome in questa trasmissione ne abbiamo parlato, abbiamo detto l'approccio deve essere, perché poi non puoi sempre rimediare come è stato fatto nel caso specifico della partita di ieri, però l'approccio alla gara e il finale, praticamente due elementi, ripeto, se vogliamo spulciare nella prestazione, che è stata una prestazione positiva, attenzione, ci sono degli elementi che si sono, come posso dire, dimostrati dei punti cardine, tipo Pereira, tipo lo stesso De Paul, la crescita di Llorente, anche se ha mancato un gol dove è proprio il suo punto forte, il colpo di testa, però l'approccio alla gara e il finale, dove c'è stato un leggero rilassamento, dove hai rischiato di perdere la partita, ecco, questo non deve capitare. Questo non deve capitare perché non sempre hai la possibilità di rimediare come hai fatto ieri, perché ieri poi è stata una partita che io ho visto, ero tra l'altro in Liguria, per cui ho potuto vederla anche con alcuni genoani che facevano tifo per il Genoa, e naturalmente erano entusiasti non tanto per la prestazione del Genoa, soprattutto per il risultato finale e per come il Genoa in queste ultime 10 partite è riuscito a risollevarsi dalle sabbie mobili. Però è stata, soprattutto dopo l'1-1, è stato un ottimo Udinese, perché poi aveva la partita in mano, anzi sembrava, c'era preoccupazione in questi miei amici genoani che la partita era nelle mani, sì, diciamo, che è mancato il colpo del KO nel momento in cui
E vado da Paolo Bargigna, nel momento in cui la squadra cominciava a produrre, no? E sembrava essere quasi nell'aria il gol della possibile vittoria, e poi alla fine si è rischiato di perdere, ma comunque il punto è giusto, il pareggio va bene, peccato per non aver fatto quel qualcosina in più che avrebbe consentito di vincere, però non possiamo sempre vincere. No, beh, in linea con quanto tu hai fatto sentire, molto interessante quella filosofia del patron a Pozzo, dell'Udinese che non si deve accontentare della salvezza. Mi ha fatto particolarmente piacere sentire queste dichiarazioni, perché qualche volta ne abbiamo discusso anche da te. Io ho sempre detto che con un organico del genere l'Udinese doveva puntare più in alto e sentire ancora fare calcoli anche ieri nel dopopartita sui 40 punti della salvezza. Secondo me è molto limitante come discorso, e mi fa piacere aver sentito proprio che il patron della società da questo punto di vista ha fissato un obiettivo che non è quello minimo. E ieri all'83esimo c'è stata quella opportunità per Nestorowski di andare in gol e di portare a casa i tre punti. Devo dire questo, è stato, io ovviamente questo pareggio lo vedo assolutamente come bicchiere mezzo pieno, perché l'Udinese, al di là del punto preso, ha dimostrato, e forse ce ne stavamo un po' dimenticando e c'erano anche delle perplessità, che sa giocare in modo diverso, perché le ultime gare le aveva fatte tutte con un atteggiamento molto molto prudente, molto attendistico, e invece ieri ha cercato di giocare a calcio dall'inizio. Forse non è stata così attenta dietro, né all'inizio della partita né alla fine. Sulla fine Gotti nella post gara ha dato un'indicazione, ha detto: forse non sono stato così bravo io ad accorgermi che c'era un po' di stanchezza da parte dei giocatori. Però ha fatto solo due cambi, questo è un po' a sorpresa, no? Solo due cambi. Ecco, sì, praticamente lui ha fatto dei cambi anche ruolo per ruolo, no? Ha fatto Aslan, Makengo, Aslan, e ha fatto poi Nestorowski Llorente. Devo dire che vabbè, si è preso questa responsabilità, ma il vedere l'Udinese che comunque si è messo a giocare da subito, quando tu ricorderai le altre partite, è chiaro che gli avversari non sono tutti uguali, è ovvio che se giochi col Milan San Siro sei più prudente, però aveva giocato così anche in avvio di gara col Sassuolo. Questa è una cosa che fa ben sperare, perché vuol dire che c'è un po' più di duttilità tattica rispetto a quello, insomma, che avevamo visto. Un po' più di sicurezza nei propri mezzi, e visto poi che i risultati sono arrivati si è un po' più tranquilli. Guido, però volevo partire da te sul discorso dei cambi, perché solo due cambi con più di un elemento che sembrava in difficoltà a un certo punto, da metà ripresa in poi, è sembrato un po' un azzardo. Allora, non riesci a vincere una partita, perché a un certo punto, tirando le somme, non so, all'ottantesimo, dice, ma se finisce 1-1 è un risultato che sta stretto all'Udinese, perché in campo ho visto più l'Udinese rispetto al Genoa. Al secondo tempo del Grifone era un lento giro palla, aveva paura a alzare il baricentro, aveva paura a perdere palla. Il portiere è stato molte volte inoperoso. L'Udinese ha cercato di fare la partita, c'era anche riuscita a minacciare il portiere Perin, ma nel finale non devi correre il rischio di perdere una partita, perché avrebbe avuto il punto, non è che faccia classifica, ma la sconfitta avrebbe rappresentato un bruttissimo contraccolpo per i bianconeri. Per cui nel finale non puoi non fare dei cambi. Io non voglio criticare Gotti, perché Gotti in questo periodo sta facendo bene, anche ieri aveva impostato bene la gara, ma nel finale devi accorgerti che qualcuno era stanco, perché dopo una partita così sei stanco, dopo partite intense come quelle che l'Udinese ha disputato negli ultimi tempi. Però Guido, chi è che erano quelli stanchi? Probabilmente Molina nel finale non si stava fermo lì, non era più brillante come prima, non aveva più la gamba di prima. Ho visto in difficoltà nel finale anche Becao che poteva addirittura... Giusto dirlo, perché siccome la partita l'abbiamo vista tutti in panchina, se hai in panchina per esempio Ziegler, non credo che Ziegler sia così scarso o sia più scarso di uno che è stanco. Ziegler fino a questo momento ha sempre giocato, per cui poteva benissimo entrare negli ultimi 5 minuti
onde evitare magari quel rischio che l'Udinese ha corso, ha corso un grosso, inutile, balordo rischio. Meno male che è andata bene. Io stavo già scrivendo qualcosa per dire che il risultato sta stretto a chi ha giocato di più al calcio, cioè l'Udinese, a chi ha creato più gioco, cioè l'Udinese, anche a chi ha avuto più occasioni, cioè all'Udinese. Poi nel finale la situazione si è capovolta per, non so, per calo di tensione. Francesco, no, per fatica, per fatica in alcuni elementi. Se la rosa, se il regolamento ti dà la possibilità di cambiare 5 elementi, beh, cambiali. Almeno 4. Fulvio, cosa vuoi dire? Poi andiamo a te, Nicola. Allora, voglio dire questo. In merito a quello che ha detto Paolo, giustamente, dipende sempre dall'avversario che incontri. Allora, io da ex genuano, oltre a seguire l'Udinese, chiaramente per motivi di non solo di lavoro, ma di affetto, seguo tutte le domeniche il Genoa. Allora, chi ha visto giocare il Genoa dal momento in cui Ballardini si è insediato sulla panchina del Genoa, allora il Genoa, se vi aspettavate che faceva la partita, non l'ha mai fatta con Ballardini. Non l'ha mai fatta né con le piccole squadre né con le grandi squadre, ha sempre aspettato, per cui era inevitabile che oggi l'Udinese, come giustamente torno a dire, diceva Paolo, dipende dall'avversario, oggi ha lasciato giocare l'Udinese, cioè il Genoa ha lasciato giocare l'Udinese. Quindi poi, più che essere un passo avanti dell'Udinese, il fatto di iniziare a fare la partita, secondo te è stata una conseguenza di un atteggiamento del Genoa? È una conseguenza dell'atteggiamento del Genoa, ma voi non avete mai visto giocare il Genoa nelle ultime 10 partite, il Genoa di Ballardini, sempre compatto, sempre accorto, che ti lascia giocare per poi chiaramente cercare di incidere in fase offensiva. Questo però, cosa, allora, questa, sì, cosa, ma no, perché Giulio, ho detto questo? Perché, Nicola, ho detto questo velocemente? Aspetta, perché poi alla fine è anche che poi non abbia sostituito dei giocatori, vabbè, questo magari avete ragione, io questo non lo so, però bisognerebbe chiederlo a Gotti. Però era inevitabile che dopo aver fatto la partita l'Udinese fosse stanca negli ultimi 10 minuti. Vabbè, però due cambi di solito strani. Scusa Fulvio, se hai altri elementi validi in panchina che possono giocare, facciamo parlare Nicola. Io sfrutto la panchina, Bisogna sfruttarla, non posso correre dei rischi, perché la fatica a volte un giocatore non l'avverte, non è che ti avvisa la panchina, cambiami perché sono stanco. Il giocatore non dice mai. Può essere stanco morto e cerca di giocare ed è convinto di essere lucido. Nicola, cosa volevi dire tu sull'approccio? No, volevo dire sull'approccio non attendista. È vero che non c'è stato questo tipo di atteggiamento, sarà anche vero, come dice Fulvio, che ha visto più partite del Genoa di noi, che il Genoa a sua volta è molto compatto, però che ne so, anche contro il Verona l'Udinese ha fatto una partita di attacco e non solo di attesa ultimamente, mi viene in mente anche la partita contro la Samp, sempre a Marassi, che non è stata giocata tanto. No, col Sassuolo all'inizio è stato abbastanza compatto, chiuso, soprattutto nel primo tempo, però è una squadra che ha più volti, no? Forse giudichiamo o sbagliamo noi a giudicarla sempre esageratamente o troppo attendista, però c'è un po' di diversità negli atteggiamenti. La tendenza è quella di coprire e ripartire, però c'è anche dell'altro. Allora Marco, tu che cosa pensi di questo? Poi torno da Paolo Bargigia per sempre su questo argomento. Ma io ho visto le partite del Genoa e quindi sono d'accordo con quanto ha detto Fulvio, una squadra che si abbassa e poi riparte e fa parte un po' di quella che è la filosofia di Ballardini, che ha preso in mano una squadra che ricordiamo aveva 6 punti e l'ha portata insomma in zone tranquille a 28, quindi sotto questo punto di vista ormai vediamo che anche le grandi squadre, vedi la l'Inter... La prestazione di ieri dell'Udinese, è il Genoa che ha lasciato giocare o l'Udinese che ha cambiato mentalità definitivamente? Secondo me l'Udinese è andata in campo, al di là dei primi minuti nei quali comunque ha preso il gol, è andata in campo con la voglia di giocare a calcio. Poi si sa che in mezzo c'è qualità, ci sono dei giocatori che comunque spiccano, che ieri nella loro prestazione hanno commesso qualche errore di troppo, magari in alcuni momenti nevralgici o in alcune situazioni nevralgiche, però la qualità maggiore della mediana dell'Udinese è venuta fuori. Però Paolo, è pur vero che l'Udinese ha fatto la sua partita dall'inizio, no? Però è pur vero che ha beccato anche gol abbastanza presto, quindi potrebbe anche essere
questa la conseguenza, cioè preso lo schiaffo, cosa che è successa già in altre partite, poi la squadra si è messa a giocare. È chiaro che a Roma ha preso lo schiaffo, poi ne ha presi altri due, ma in altre partite ha preso lo schiaffo, ha reagito, e quindi potrebbe essere anche questa la conseguenza. Ma secondo, cioè io però non capisco perché adesso si voglia spaccare il cappello e cercare di non vedere a prescindere il bicchiere mezzo pieno, cioè di una squadra che ha giocato, perché Fulvio dice ha giocato perché il Genoa non gioca mai, non fa mai gioco, quindi ha dovuto giocare. Tu che dici che si è svegliata perché comunque ha preso gol. Cioè io ho fatto un'ipotesi, non è, io non... Adesso voglio dire... Ma guarda che ieri l'Udinese ha giocato, eh? Io non so... Tu evidentemente interpreti sempre male le parole, dato che nelle puntate precedenti, ed eri presente anche tu, abbiamo parlato di atteggiamento, di un certo atteggiamento dell'Udinese. No, è inutile che fai oddio. Cioè, intanto Fulvio intanto hai fatto il fenomeno. No, Fulvio, intanto hai fatto il fenomeno come al solito, perché tu quando parli non sei mai umile, perché prima hai detto forse io vedo il Genoa più di voi, voi non vedete giocare al Genoa, ma tu cosa ne sai se io vedo il Genoa? Preferisco quello che hai detto, preferisco non risponderti, e la gente da casa capisce chi è mancanza di umiltà tra me e te. Rimaniamo sul campo, ognuno delle proprie, mi sembra che andiamo ognuno delle proprie ipotesi. Al di là delle polemiche, ma mi sembra che andiamo fuori discorso, perché tutti qui dentro non vi accavallate, perché nessuno vi ascolta così. Paolo, scusami. Paolo. La grammatica televisiva. Ma lascia stare la grammatica televisiva, che la conosciamo tutti. Lascia stare la grammatica televisiva. Parliamo dei fatti. Stiamo parlando della partita. Stop. Non facciamo grammatica. Della partita, scusa. Scusate Paolo e Fulvio. Scusate. Fermatevi un attimo, altrimenti non ripartiamo. Fermi tutti. Io stavo parlando e voglio finire di parlare, se no ci salutiamo e ci vediamo la domenica prossima, perché se io parlo e poi tutti intervengono e devo fermarmi, cioè voglio dire, ci salutiamo, facciamo prima, hai capito? Perché allora, se qui in una considerazione su una partita tu non puoi nominare il nome di Collovati perché è campione del mondo, io non gli ho fatto una critica, non gli ho detto nulla, ed interviene e mi interrompe. Io ho semplicemente detto, in riferimento a quello che ha detto lui, che secondo me, visto anche l'ultimo ruolino di marcia dell'Udinese, è più consigliato avere una visione positiva e non stare a ipotizzare che forse, come dici tu, si è svegliata perché ha preso gol subito, o come dice lui, che forse ha giocato perché il Genoa non gioca. Oltretutto, se non avesse voluto giocare anche l'Udinese, vedevamo due squadre che giocavano a bandiera o a mosca cieca. Quindi cosa vuol dire? Cioè adesso io devo venire interrotto perché faccio un'analisi positiva sull'Udinese. Dico, ma qual è lo spirito? No, spiegamelo, così mi adatto anch'io. Vedi che poi sono bravo ad adattarmi alle situazioni. Nessuno voleva interromperti, Paolo. Ma non è che mi dovete coinvolgere e a prescindere, perché c'è scritto nel copione, quando io dico una cosa, se dico che l'Udinese è una maglia bianconera, voi dovete fare una supercazzola per dire che forse quando c'è il sole il nero è il grigio, perché cioè voglio dire, non è che a prescindere, cioè tutto quello che uno dice dovete dire il contrario, ma capendo il contrario non sta a usare il plurale, perché io dico le stesse cose, dico che l'Udinese ieri ha giocato bene, ha fatto la partita, l'Udinese a me ieri è piaciuta, quindi non ho detto cose diverse da te. Io prima intervenivo non per dar contro a te o a Fulvio, ma per dire calma, per chiedervi un po' di calma. Ma adesso ritorniamo alla calma, calmi un attimo. Perché siamo tutti d'accordo che ieri l'Udinese ha giocato bene? Scusa, ma si può fare una trasmissione dove ogni due per tre, cioè quando tu dici una cosa il signor Collovati ti dice io ho giocato a pallone, guarda, io sono stato anche sono esattamente 10 minuti che sto zitto e mi stai nominando già due volte. Sì, però guardate, però la gente non è interessata ai vostri litigi, la gente è interessata a quello che abbiamo da dire sulla partita. Per cortesia, adesso vi fermo io, facciamo parlare il Paron Pozzo, mandiamo in onda altro pezzo dell'intervista al Paron Pozzo sulla situazione attuale dell'Udinese, in generale sulla soddisfazione dei risultati che la squadra sta ottenendo e sulle prospettive che lui auspica per il futuro. Sentiamo Gianpaolo Pozzo, torniamo tra poco. Noi come società, nonostante che i risultati ottenuti negli ultimi tempi non sono stati secondo i nostri programmi, perché la nostra volontà come
società dopo 26 anni di Serie A vorremmo avere una classifica che rientri entro la fascia dei primi 10. Ecco, questo è l'obiettivo della società da tempo. Poi abbiamo avuto tante vicissitudini e abbiamo cercato anche, diciamo, negli ultimi 2 anni di investire di più. Lo abbiamo fatto e nonostante ciò i risultati non sono stati eclatanti, ma questo ultimo anno è successo di tutto, perché con la pandemia e tutte le restrizioni, tutte le problematiche che conosciamo, diciamo, il fatto di essere lì con una classifica diciamo buona, e noi speriamo di fare ancora meglio, diciamo, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Però gli obiettivi dell'Udinese non è la salvezza, questo da anni, cioè siamo venuti qui non per soffrire ma per divertirsi assieme ai tifosi, questo è. Poi se non ci siamo riusciti ci sono tante circostanze, magari anche mettiamo di mezzo alle volte abbiamo fatto degli errori, non siamo stati abbastanza bravi, diciamo così. Allora, è tornata la calma? Vado a Milano subito a vedere se è tornata la calma. Ragazzi, siamo a posto, tranquilli? Fulvio, Paolo? Io non ricominciate però, partiamo dalle, adesso vi faccio commentare queste belle parole di Pozzo. Allora, Fulvio, Pozzo è stato chiaro, le ambizioni dell'Udinese sono quelle di lottare ogni anno almeno per il decimo posto, dal decimo in su. Questo è un segnale che, come diceva anche Paolo all'inizio della trasmissione, serve a non far sedere la squadra anche. Vabbè, è un messaggio molto bello quello che ha detto il Presidente. Ricordiamoci, uno degli ultimi imprenditori che padroni del calcio, perché ormai quando stiamo parlando di un calcio padrone sempre dove ci stanno avvicinando i fondi, gli americani, gli arabi, i cinesi, la famiglia Pozzo, insomma io me la terrei ben stretta, perché è una famiglia che ha oltretutto per bene, conosce il calcio come calcio internazionale come pochi, ha creato una struttura che è un esempio per tutto il calcio italiano, per cui il fatto che abbia detto questo è da stimolo per i giocatori, indubbiamente, ma non solo, ma anche per i dirigenti, parliamoci chiaro, per chi opera a fianco della presidenza, della proprietà, andare a scegliere i giocatori migliori, lo scouting. E devo dire che adesso l'Udinese non si deve sedere, proprio per quel motivo, perché 33 punti è un buon bottino, ne ha ottenuti 15 nel girone di ritorno e sono appena 7 partite, mi pare dunque 11 ne mancano, sono appena 12 partite, per cui 11 partite, per cui quello che voglio dire, ne mancano 11, scusate, ho fatto un po' di confusione. Detto questo però, il futuro deve essere, cioè, secondo me è garantito quando c'è un proprietario che elargisce queste parole, e soprattutto nelle prossime 11 partite abbiamo la possibilità di valorizzare, di vedere valorizzare giocatori come Molina, come Makengo, come Lars, come Zigela, come Rejan, quelli che hanno giocato meno, lo stesso Arslan, per sì. Cui non si deve assolutamente sedere l'Udinese. Allora andiamo a sentire con Alice un po' di messaggi, facciamo rispondere a qualche domanda anche a Paolo da Milano prima di chiudere il collegamento con lui. Alice, vai. Sì, innanzitutto Francesco devo aggiornare il risultato tra Milan e Napoli, perché il Napoli è passato in vantaggio, gol di Politano al 50esimo, la partita è al 55esimo. Leggiamo allora insieme qualche messaggio. Allora innanzitutto ci chiedono se all'acquisto di Pereira se all'annuncio dell'acquisto di Pereira ci saremmo aspettati un giocatore così determinante nel corso dei match. E poi un'analisi da parte di Luca Curva Nord, che appunto ci scrive un buon punto contro un Genoa insidioso, un po' di concentrazione in più sotto porta. Sul gioco vi faccio notare questo: i vari Italiano, Filippo Inzaghi eccetera, tanto pubblicizzati, siamo sicuri che squadre più forti farebbero meglio? Per me prenderebbero goleade lo stesso. Allora, andiamo subito da Paolo, partendo dalla considerazione su Pereira.
E cioè ti aspettavi che diventasse così determinante? E poi ti chiedo anche di rispondere alla seconda domanda, cioè i vari allenatori Inzaghi, Italiano, che abbiamo apprezzato anche per quello che hanno fatto finora, secondo te in altre squadre riuscirebbero a fare quello che hanno fatto? Peraltro però non è che adesso la situazione sia proprio brillante per entrambe le squadre, però hanno fatto vedere qualcosina sicuramente di interessante con squadre che non sono certo attrezzate per andare in Europa, ma devono provare a salvarsi, se ci riusciranno. Dunque, su Pereira forse nessuno se lo aspettava, nel senso che ovviamente conoscevamo le sue qualità, però quello che colpisce è l'umiltà, la voglia di giocare, la determinazione quasi da ragazzino, cioè ricorda il Pereira diciamo nel momento più alto della carriera, quello che è passato alla Juventus prima di lasciare il calcio italiano, e comunque non è esattamente più un ragazzino, ma c'ha un'umiltà, una passione, una voglia di giocare che secondo me sprizza da tutti i pori, e devo dire che va oltre, almeno secondo me, oltre le aspettative. Al contrario, ti posso dire, chi ha deluso fin qui e invece le aspettative forse erano più alte, tanto per farti un paragone, è De Lofeu, per esempio. È chiaro che è stato condizionato dagli infortuni, eccetera, eccetera, però forse uno si aspettava di più da De Lofeu, dipinto come un super talentuoso, e magari una cosa più normale da Pereira, e invece è avvenuto il contrario. Per quanto riguarda Inzaghi e Italiano, devo dire che adesso dire se li vedrei bene in una grande squadra è difficile, perché stanno facendo abbastanza male anche nelle loro piccole squadre. Sono due allenatori, per ragioni diverse, abbastanza pubblicizzati e reclamizzati, Inzaghi per il suo passato e poi perché aveva fatto bene in avvio di campionato, e Italiano perché indubbiamente fa un calcio molto coraggioso, molto volitivo e con molti giovani in squadra. Italiano, tra l'altro, era uno degli allenatori nel mirino del Napoli. Però è chiaro che queste due squadre sono in lotta per la salvezza. Sono sicuramente due allenatori magari che a livello mediatico o a livello di impatto si vendono meglio di Gotti, per esempio, no? Che tu vedi un allenatore con un profilo piuttosto basso, con un gioco piuttosto prudente, però alla fine Gotti sta uscendo alla distanza e con un pizzico di coraggio in più, a mio avviso, l'Udinese può fare quel salto di cui parlava Patrona Pozzo. Cioè, coraggio in più, voglio dire, a volte, adesso che sei tranquillo in classifica, magari di non fare cambio per cambio come ha fatto ieri, al di là che forse doveva fare più cambi, come si è detto prima, ma provare ad osare di più. Dico un nome di un giocatore, spero di non scatenare la canizza come era successo una volta. Io, per esempio, sarei molto curioso di vedere in campo Braff. Non è una mia fissa, però se una società come l'Udinese, che ha un'attività di scouting pazzesca, ha fatto un investimento su questo ragazzo del 2002, secondo me bisogna dargli anche più campo e più spazio. Ok Paolo, allora intanto salutatevi tu e Fulvio, fatemi questo regalo, chiudiamo questa prima parte con un bel saluto e un sorriso, poi la televisione, la grammatica televisiva, come dici tu Paolo, vive anche di questi scontri che fanno bene agli ascolti, però non fanno molto bene ai contenuti, quindi salutatevi per cortesia con un abbraccio virtuale a distanza tutti e due e chiudiamo questa prima parte, fatemi un regalo e poi andiamo in pubblicità. Io non ho nulla, ma ci mancherebbe, lui rimane della sua opinione, io rimango della mia, ma per cortesia non parli di umiltà, perché è un termine ho chiesto di salutarvi, non ho chiesto di tornare lo saluto con affetto nonostante anche queste diatribe televisive, ci mancherebbe. No, ma anch'io ricambio, dico solo Francesco che quando parlavo di grammatica mi riferivo al fatto che io stavo parlando non ti preoccupare, mi sarebbe piaciuto riaverla. Poi voglio dire, probabilmente ci sono trasmissioni che sulla sgrammatica hanno fatto la loro fortuna, sulla sgrammatica. No, lo so, no, ma molto non era sgrammaticate, ma hanno fatto la fortuna. No, però voglio dire, io fossi in Fulvio non mi offenderei, perché gli ho detto che non è tanto umile, anche perché io non mi offendo se me lo dicono e forse non lo sono davvero. Sono in buona compagnia. Se me lo dici tu non mi offendo. Fermiamoci. Se me lo dici tu non mi offendo assolutamente. Dobbiamo andare in pubblicità. È che mi dispiace per gli amici che sanno che sono completamente diverso andiamo da quello pubblicità. Che mi descrivi tu. Ci rivediamo. E lo so, però Fulvio, se tu ogni due per tre
mi dici che se hai giocato a calcio e che io non vedo il Genoa, vuol dire che... Trovatevi per un caffè a Milano, ma siamo in zona rossa, non si può neanche prendere un caffè. Vabbè. Non mi pare di avertelo detto. Non si può prendere un caffè, altrimenti vi invitavo a prendervi un caffè a Milano e risolvete le vostre questioni amichevolmente. Ci fermiamo, pubblicità tra poco. Ciao Paolo, ciao. Buonasera, ciao. Ciao. Eccoci rientrati in diretta, andiamo subito da Alice perché abbiamo trascurato un po' i telespettatori che in tanti hanno scritto, fanno domande. Vai. Eh sì, abbiamo un po' di messaggi, un po' di considerazioni. Prima di tutto una domanda per Guido. Ci chiedono da casa, in particolare Fabrizio, chiede quando rivedremo De Lofeu e se lo rivedremo dopo la sosta a questo punto. Si rivedrà De Lofeu. De Lofeu ha questo problema al ginocchio che è in fase di risoluzione. Naturalmente bisogna essere prudenti, io sono l'Udinese in questo momento non è che abbia bisogno di De Lofeu come il pane, l'Udinese per fortuna in questo momento è venuta fuori come squadra, quindi si tiene a galla, ha una media quasi da, anzi senza quasi, da champion, è chiaro che se fosse De Lofeu sarebbero tutti ancora più felici a cominciare dallo stesso giocatore, quando? Non lo so, io presumo dopo la sosta del campionato, quindi ancora due settimane fuori, salta la Lazio, dovrebbe rientrare con l'Atalanta, a meno che non subentrino altri problemi al suo prezioso ginocchio. Però le ultime notizie dicono che è in fase di risoluzione il problema, il problemino che lo ha tenuto fuori per tre giornate. Sì, è andato in panchina le precedenti due gare, ma così per onor di firma, per fare il gruppo. Certo è che se De Lofeu è quello che abbiamo visto a Parma e anche col Verona, e allora siamo a cavallo, perché esatto, quel De Lofeu veramente potrebbe fare la differenza. A proposito di differenza, dopo chiudo subito, io a dicembre dissi che il problema dell'Udinese è questo Pereira, bisogna pretendere di più da lui perché Pereira deve dare di più, e da quella volta Pereira è migliorato, perché non serviva un Pereira così anonimo. Adesso Pereira sta veramente venendo fuori alla grande e da alcune partite è forse il miglior, sicuramente ieri, è forse il miglior giocatore dell'Udinese. Alice, andiamo ancora con alcuni messaggi, questo tema è interessante del centrocampo, facciamo rispondere subito. E infatti questa è una domanda invece tecnico-tattica che ci scrive Vincenzo e chiede: trovate logico e funzionale proporre contemporaneamente Wallace e Arslan? Non sarebbe più logico la presenza di un secondo attaccante abbassando Pereira sulla linea dei centrocampisti? Questo è un tema che abbiamo trattato abbastanza spesso. Puoi permettere in campo una coppia di attaccanti che ti garantisce almeno uno dei due anche una certa copertura, e quindi se c'è De Lofeu in forma, Pereira può fare il trequartista, altrimenti è difficile vedere Nestorowski e Llorente, anche se è una coppia che abbiamo visto in certi frangenti, però come coppia iniziale, no? Con Pereira a mezzala, quella è la questione, no? Ci fosse De Lofeu sarebbe molto più facile, però come abbiamo sentito per adesso non è possibile. È pur vero però, Fulvio, che con questa formula in emergenza, perché l'attacco tra infortuni e altre varie indisponibilità, cali di forma, ha avuto problemi di disponibilità di calciatori, questa formula con Pereira vicino alla punta funziona e potrebbe poi anche essere riproposta quando saranno tutti a disposizione. Tu cosa pensi? No, hai perfettamente ragione. È una formula che in questo momento dà ampie garanzie. Poi però, tieni presente, cioè ci sono... Io penso che abbia Gotti, quando ci sarà il rientro di De Lofeu, peccato, continuiamo a dire peccato per Pussetto, ma dà la possibilità di avere parecchie formule, cioè il fatto di, come seconda punta, di mettere De Lofeu arretrando Pereira all'altezza di centrocampo. Però ritengo che in questo momento, considerando che ci sono degli infortuni, c'è gente che sta rientrando, Kaká non sta ancora bene, eccetera eccetera, penso che questa soluzione con Pereira, che sono già delle domeniche che è sempre il miglior uomo in campo, evidentemente ha trovato questa libertà che gli viene data in fase offensiva di giocare, di agire indisturbato alle spalle di Llorente, è una formula secondo me che sta portando ottimi risultati. Però anche la formula di De Lofeu a fianco a Llorente, le due punte, perché no? Quando Kaká sarà in ottime condizioni, o Kaká e Llorente avere due
giocatore di 1,90 in fase offensiva, per cui secondo me l'Udinese ha talmente nel suo come posso dire, nella sua rosa la possibilità di un vasto repertorio, per cui non mi limiterei a uno schema ben preciso, ma dipende poi da che avversario. Il sistema di gioco è quello, ma magari può cambiare, appunto, possono interpreti, certo, a seconda del caso. Lì c'è ancora qualcosa, dai, abbiamo tanti messaggi da vedere oggi. Sì, e ci scrivono riguardo alla partita di ieri: l'esclusione di Bonifazi la posso capire solo se infortunato, e poi dicono: se l'Udinese non deve puntare solo alla salvezza, deve giocare con due punte e giocare con più coraggio. Anzi, aveva qualche problemino, nulla di grave, però evidentemente non poteva essere della partita, altrimenti magari anche a partita in corso, e qui forse rispondiamo anche al discorso di qualche cambio che poteva essere fatto in più o in meno. Per la difesa Bonifazi aveva ancora qualche strascico di un problema accusato. Ha ripreso, ha ripreso giovedì la preparazione, si è allenato anche venerdì, però c'è ancora questo problema. Poca cosa, comunque una forte contusione che gli provoca ancora un po' di dolore. In caso di necessità avrebbe potuto giocare, ma non valeva la pena rischiare quando avevi altri elementi pronti. Ci sarà, credo, con la Lazio. Sì, allora su questa qui invece... Ora sì, esatto, Francesco ci scrive Andrea, una domanda per Fulvio, ci dice: Becao alterna grandi partite a partite con frequenti errori, come lo giudica appunto Fulvio come giocatore? Sì, secondo me è un buon giocatore, è un po' incostante. Per esempio oggi, nel caso del gol, evidentemente c'è anche un po' di responsabilità sua, per cui secondo me il problema di Becao è l'approccio alla gara. È l'approccio alla gara, deve approcciare in modo... E poi a volte da difensore, lo dico da ex difensore, è un po' l'esuberanza fisica, il fatto di temporeggiare, a volte anche deve domandarsi, io sono un difensore, ormai dentro l'area di rigore non posso più entrare d'impeto, devo anche cercare di temporeggiare. Ecco, se migliora questi due concetti, l'approccio alla gara e la sua, il fatto di essere impetuoso a volte, secondo me è un giocatore sul quale puoi fare affidamento, perché ha anche fatto delle ottime partite, a cominciare, ricordo anche il gol contro il Milan. Per cui secondo me è un giocatore su cui puoi fare affidamento. Vai Alice. Leggiamo ancora qualcosa. Allora ci scrive Christian: adesso che stiamo giocando bene, che gli equilibri di squadra ci sono, vediamo di usare di più con Braff almeno nel secondo tempo e Pereira a centrocampo, che poi per assurdo dice: giocheremo contro la Lazio meglio e proprio per questo motivo cercherei di giocare con due punte. Quello delle due punte è un tema che hanno toccato diversi nostri telespettatori con i messaggi di oggi. Scrive Paolo di Pordenone: abbiamo Roberto Baggio, facciamolo giocare, non facciamo i sacchi della situazione sempre. Braff, boh. Mi sembra un po'. Per adesso, non so se è una battuta del nostro telespettatore o non lo so. Vediamoli appunto a chi si riferiva. Aspettiamo il messaggio di Paola allora riguardo a questo. Poi un'altra considerazione arriva da Davide, che ci scrive da Monaco e dice: nel secondo tempo, invece di provare a vincere sostituendo gli addefiniti inguardabili De Paul, Becao e Llorente, ci siamo accontentati del pareggio. Con questa mentalità è inutile avere una rosa lunga e di qualità, soprattutto davanti. In classifica abbiamo due punti in più del Bologna, Palacio, Barrow e poi solo ragazzini. Io non mi accontento della mediocrità, soprattutto se le potenzialità ci sono. Mediocrità non ci sto, perché allora se volete vedere qualcosa di meglio di quello che sta offrendo l'Udinese in questi ultimi tempi, andate a Milano o a Torino, perché insomma, non stiamo a esagerare adesso che vediamo la mediocrità, non so cosa si voglia dall'Udinese, per l'amor di Dio. E ieri, ripeto, l'Udinese ha cercato più del Genoa del successo, è andata vicino anche al successo con quelle scorribande, con quei due numeri di alta scuola di Pereira che non ha trovato collaborazione in fase risolutiva, però l'Udinese ha cercato più frequentemente rispetto al Grifone i tre punti dell'Udinese. Io mi ripeto, non mi sono piaciuti gli ultimi minuti perché qualcuno era stanco e perché i cambi dovevano essere effettuati, e quell'errore sul gol di Pande, ma non è
l'approccio sbagliato, è stato un errore in quel momento, perché l'Udinese aveva iniziato anche bene, aveva iniziato attaccando e sembrava che ho visto anche un po' in difficoltà al Genoa, poi dopo un contropiede, un qualcosa, sono state commesse ingenuità che sembravano fossero ormai finite nel dimenticatoio, che hanno dato energia al Genoa e hanno costretto l'Udinese a reagire. Ma l'Udinese lo ha fatto questa reazione con lucidità. Ricordiamo il gol annullato a Pereira per questioni di centimetri, è stata fatta una grande, grandissima azione. Ricordiamo poi sull'1-1 la rete mancata da Lorente. Quindi l'Udinese non è stata a guardare, almeno quando l'Udinese gioca in maniera apprezzabile, diciamolo, perché quando non gioca bene sono il primo a dire che ha fatto schifo, però non pretendiamo dall'Udinese chissà quali... No, ma anche sulla prestazione dei giocatori sono in assoluto disaccordo col telespettatore che ha parlato di inguardabili. Ma no, non si può. Allora... Ieri nessuno è stato inguardabile, ieri è stata una partita giocata bene. È arrivato un pareggio giusto. E per c'è anche un avversario, rognoso, ma scorbutico. L'Udinese ieri ha giocato bene, che poi noi andiamo a fare le pulci, a spaccare il capello, come dice qualcuno, ma è perché è giusto farlo anche, no? Perché non bisogna mettere sotto al tappeto i problemini che comunque si sono visti, però la partita di calcio è fatta di errori e di cose buone. Alla fine abbiamo portato a casa un punto molto importante che, guarda caso, per la combinazione degli altri risultati ci ha permesso anche di guadagnare una posizione, di essere decimi in classifica, che poi quell'obiettivo minimo che la società pretende da questa squadra, da soli davanti alla Sampdoria, che era avanti di qualche punto, no? Fino a qualche settimana fa. Ma scusa, raggiunta e superata. Scusa, quindi attenzione. Girone di ritorno, 15 punti in 8 gare, questo a casa mia. Sarà una stamberga a casa mia, ma a casa mia si dice che non può essere un caso, non si può giocare male e conquistare 15 punti in 8 gare, vuol dire che hai giocato anche bene. Eh sì, allora su quella risposta che ha dato Nicola, il telespettatore su Arslan e Wallace non è d'accordo e controbatte. Allora diamo spazio di nuovo al nostro amico da casa e facciamo rispondere a Nicola e poi chiediamo anche a Fulvio. Perché sono molto interattivi i nostri telespettatori, stanno proprio interagendo nella conversazione. Infatti Vincenzo dice: immaginavo la vostra risposta, ma la mia voleva essere una provocazione. Ritengo che Wallace e Arslan siano due doppioni. Se tu vuoi fare il regista basso a Wallace, non puoi pensare di far fare l'interno di centrocampo ad Arslan, visto che non ne ha le caratteristiche. Makengo è un interno di centrocampo. Non ne ha le caratteristiche Arslan per fare la mezzala all'interno di centrocampo, anche perché l'ha fatta in carriera, se guardate il suo storico, ha giocato di più davanti alla difesa e quindi è interscambiabile con Wallace, però è un ruolo che ha occupato questo. Ieri c'è stato anche un paio di situazioni in cui si è inserito, non l'ha fatto bene, se vi ricordate. Sotto la curva sud c'è stato uno scambio con Llorente, poi si è perso un po' la palla. Ma forse soffre il fra fatto i piedi, di però... farlo da mezzala di sinistra, sì, più che di destra, sì. Forse soffre un po' questo perché... Però è uno slot che ha occupato, una posizione che ha occupato, e in diverse occasioni anche quest'anno ha dimostrato di poterlo fare e di far bene. Forse le ultime partite non è stato eccezionale, brillante, ha uno storico buono in questo senso. Però il dato di fatto è che Gotti lo manda sempre in campo, quindi in qualche modo sì, ha grande fiducia di questo giocatore, no? Ma certo, ma sai, il calcio è bello perché poi ognuno lo vede, ognuno ha la sua visione. Certo, all'apparenza sia Arslan che Wallace sono due giocatori che si assomigliano molto nel tipo di ruolo, nel tipo di interdizione, così, però ormai il calcio è un calcio totale, universale, non vedo per quale motivo non possano giocare insieme, l'abbiamo detto prima, garantiscono regia tutte e due, garantiscono interdizione. La Juventus, un po' per, e stiamo parlando della squadra in questo momento, vabbè, magari un po' in difficoltà per quanto riguarda i risultati, però la Juventus che ha vinto 9 scudetti, non si è ancora capito chi è, a parte Arthur, il centrocampista centrale. Una volta gioca Arthur, una volta gioca Betancourt, una volta gioca McKennie, per cui, cioè, non... in un calcio totale i giocatori devono essere bravi a far tutto. Poi è chiaro che c'è, per caratteristiche magari principali, uno magari è più un play che un interditore, però secondo me possono benissimo giocare insieme.
Ma vai, leggi questa che ci hanno risposto sul discorso di Baggio. Eh sì, ci hanno risposto al discorso di Baggio, quindi non c'era nessun riferimento a Braf, perché Paolo dice che non vuole fare polemiche, ma da fuori si nota che Bargigia viene spesso interrotto e dice in modo inappropriato. Abbiamo un giornalista di spessore, facciamolo parlare. La mia equazione era con Roberto Baggio, riferita a lui, e Pezzella non faccia il Sacchi. Baggio, io Sacchi, vabbè, ma io... Vabbè, tutto in proporzione. Tutto in proporzione. E poi è stato toccato dal telespettatore un altro argomento, un argomento che poi toccano, mi sembra, tutti i tifosi dell'Udinese, Braf. Allora, un conto è giocare 10 minuti in cui hai tutto da guadagnare, poco da perdere, un conto è essere responsabilizzato dal primo minuto, cioè quello che vuole la gente. Ma io credo che Gotti stia lavorando a favore di Braf, voglia il bene del giocatore, non voglia il male del giocatore. Lo vede tutti i giorni, solo lui lo vede tutti i giorni e i compagni di squadra. Noi non lo vediamo, i tifosi non lo vedono. Quindi credo che sia lui l'unica persona per decidere quando deve giocare, quanti minuti deve giocare, per non bruciarlo. È facile mandare un giovane in campo dall'inizio, ma è anche facile che si bruci. Il giocatore deve tutelare il giovane e deve mandarlo in campo quando è convinto che il giocatore gli darà la risposta positiva. Che poi ha già dimostrato di aver fiducia in Braf, eh? Non è che non l'ha mai messo in campo. Un corso è a 10 minuti dalla fine. Vuol dire... Ecco. No, vabbè. Ma è chiaro che Braf è sotto la lente d'ingrandimento, c'è fiducia attorno a questo giocatore, però non scordiamoci che ha giocato la prima partita di un campionato vero, cioè della Serie A, qui a Udine, non ha mai giocato, quindi un momentino, pazienza, verrà fuori, sicuramente sentiremo parlare di lui, sicuramente i tifosi dell'Udinese avranno modo di divertirsi vedendolo all'opera, però ci vuole un po' di calma. Nella storia dell'Udinese degli ultimi 20 anni, 25, io ricordo soltanto due diciottenni che sono stati mandati in campo e poi sono stati dall'inizio e poi sono stati sempre riproposti o quasi. Montari, Montari è un giocatore per me importante, se fosse stato un po' più a livello giocatore importante a livello internazionale, e anche Felipe è entrato, poi l'hanno sempre fatto giocare, e poi Asamoah, 18 anni, neanche Sanchez, quindi ci vuole calma. Ci vuole calma, esatto. Marco, però per chiudere questa seconda parte, io vorrei... Adesso sono esatto. Naturalmente... Quelli che sono e autorizzano ad essere ottimisti. C'è qualcuno che ha scritto: in passato siamo stati scottati, quindi prima 40 punti, poi commentando le parole del patron Pozzo, prima 40 punti, vabbè, stinca il muzzo, come diceva Guidolin un tempo, vabbè, ma non c'è nulla di male ad essere ambiziosi. No, è giusto essere ambiziosi quando hai comunque investito soldi e comprando giocatori di una certa qualità, bisogna porsi degli obiettivi che devono essere più alti che una salvezza, però bisogna rimanere, diciamo, per me bisogna rimanere molto realisti, perché due mesi fa, e ci tengo a ribadirlo, questa squadra doveva giocare la partita con l'Inter e aveva 17 punti, poi dopo, da quella partita con l'Atalanta e la successiva con l'Inter, ha tratto forza e, a parte la partita di Roma e il primo tempo di Parma, che sono state le uniche due episodi nei quali l'Udinese non si è fatta trovare pronta, ma non ha mai sbagliato un colpo. Anzi, sto vedendo una squadra che sta trovando continuità, solidità, stanno trovando spazio giocatori che prima non erano stati impiegati, Bonifazi ad esempio, lo stesso Molina, Pereira in questo ruolo di seconda punta che ne sta esaltando le sue caratteristiche. Quindi c'è da dire che il percorso di questa squadra è stato fortemente condizionato dall'avvio. Ricordiamo i tre punti nelle prime sei partite, e partire con questo handicap non è facile, perché bisogna lavorare guardando la classifica, non bisogna sbagliare le partite, ma nel momento in cui hai fatto quelle due grandi gare con l'Atalanta e con l'Inter, secondo me quella scintilla in questa squadra è partita, e da lì poi gli stessi calciatori con il mister si sono ancora di più compattati e stanno secondo me facendo un buonissimo girone di ritorno. Poi è vero, col senno di poi non si fanno grandi discorsi, no. Ma con qualche punto in più nelle prime giornate, invece di quella sequenza di sconfitte, la squadra sarebbe a tiro del Sassuolo, ecco. Sì. Poi non lo so se la stagione sarebbe andata così. Possono succedere tante cose, però ti manca
proprio quell'apporto lì delle prime giornate di campionato. Esatto, Alice, c'erano due messaggi, uno che riguardava ancora Braff e un altro per Guido, poi ci fermiamo, però c'era quello su Braff che ci permette poi di fare una considerazione sulla considerazione, scusate il gioco di parole, che Gotti ha di questo ragazzo. Sì, ce n'è più di uno su Braff, in realtà uno riguardo alle parole espresse da Guido, definite dal nostro telespettatore parole sante, l'unico che tre mesi fa sosteneva che Spezia e Benevento avrebbero lottato per la salvezza, scrive Nicola, chapeau. Poi ancora, appunto, scrive un'altra telespettatrice, dice un giovane come Braff deve entrare in campo quando l'Udinese vince 3-0 per togliergli il peso della responsabilità e dargli fiducia se fa un errore. L'allenatore sa quello che va bene per lui. Allora, intanto però la prima volta che lo ha fatto entrare, questa è la considerazione, lo ha fatto entrare sullo 0-0 contro la Fiorentina, dandogli anche un po' di responsabilità. Il ragazzo ha risposto bene, l'Udinese ha vinto, ha messo anche lui un po' lo zampino in quella vittoria, dando brio all'attacco. Questo per cosa dire? Che è vero. Questo vuol dire che ma c'è stato un altro motivo per cui l'ha messo dentro, Sia ben chiaro, non aveva, doveva sostituire una punta, non poteva mettere un difensore perché sennò significava perdere. Doveva sostituire attaccante con attaccante, non aveva altri e quindi ha lanciato un messaggio a se stesso, alla squadra e alla Fiorentina. E al ragazzo. Sì, ma attenzione, Gotti in questo non può essere uno sprovveduto. Io ho sentito parlare su Braff, si è espresso in termini più che lusinghieri, anche chi lo ha voluto qui a Udine lo ha dipinto come un signor giocatore, un talento autentico, molte squadre, molte società hanno cercato di strapparlo alla concorrenza dell'Udinese, non ci sono riuscite, adesso è qui, va tutelato, come lo sa la società e lo sa l'allenatore. Allora, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità. Tra poco, terza e ultima parte, avremo le pagelle, ancora un po' di dibattito e ancora un pezzo di intervista che abbiamo realizzato in esclusiva con Gianpaolo Pozzo. Eccoci qui di nuovo in diretta, Alice, andiamo a verificare il punteggio a Milano. Siamo alle battute finali del match clou di giornata fra Milan e Napoli. Sì, manca pochissimo, Francesco, siamo al 90esimo, il risultato non è cambiato, il Napoli è sempre in vantaggio, quindi tra Milan e Napoli 0-1. Classifica, quando mancano appunto pochi minuti, manca il recupero in pratica, si fa interessante la lotta in zona Champions, il Napoli che raggiunge la Roma e che però ha una partita da recuperare rispetto all'Atalanta che gli è davanti. E anche la Juventus ha una partita in meno, quella proprio che recupererà il 7 di aprile proprio contro il Napoli. Ma torniamo sai che, viene rivalutato il 2-2 dell'Udinese con il Parma? Eh sì, il Parma ha già battuto la Roma. Era già d'avversa sulla panchina, già stava reagendo e quindi quel pareggio dell'Udinese a Parma non è un passo falso perché il Parma sta mostrando di essere adesso una squadra in grado di potersi salvare, anche con la Fiorentina non ha avuto tanta fortuna che è stata raggiunta al 90esimo sul 3-3. Aspettavamo un messaggio da Teor questa sera, ma non è per Fulvio, però è per Guido. Anche questa sera la nostra Cristina da Teor invece ha un complimento per Guido, perché dice: se il signor Bargigia è Baggio, il signor Gomirato è Maradona, visto che sa tutto sull'Udinese. Guido, hai cassato, hai visto? Ti hanno parlato a Maradona, tu ti sei... Hai capito, noi due chi siamo, Renica e Bruscolotti. Bruscolotti. Va bene, dai. Va bene. Renica non era male. L'importante è che ci segua. L'importante è che Cristina ci segua, ma non vorremmo che abbandonasse però Fulvio, che poi si sente spaesato. No, non abbandona Fulvio. No. Da Teor sono sempre tutti per te i messaggi, Fulvio, non ti preoccupare, stai tranquillo. No, stai non mi preoccupo. Non ti preoccupare. Allora, direi a questo punto di andare a dare un'occhiata, facciamo così, visto che abbiamo le pagelle da vedere, avevamo anche qualche episodio da farvi vedere, sui gol presi, ma lasciamo stare, se ne occuperanno domani, ci sarai tu, no? Al Tonight magari domani faranno vedere qualcosa. Chiudiamo questa trasmissione, la terza parte soltanto in chiave positiva, non andiamo a spaccare il capello con le occasioni che abbiamo regalato al Genoa, anche perché ormai la partita è passata da più di 24 ore. Proiettiamoci sul futuro, lasciamo un ultimo pezzo di passato con le pagelle e dunque Alice, tieniti pronta a partire con la lettura dei voti. E
allora siamo pronti, come sempre iniziamo con Guido, vediamo quali sono i voti che ha dato il nostro Guido all'Udinese, alla gara appunto, eccola qua, di sabato. Allora Guido ha dato per Musso un 6, per Becao anche 6, De Maio 5,5, per Nointing 6,5, per Molina 6, per De Paul 6,5, per Wallace 6, 5,5 per Arslan, per Larsen 6, 7 per Pereira, mentre per Llorente 6, per il mister Gotti 6, Makengo 6 e Nestorowski senza voto. Allora, questa è la pagina di Guido con due insufficienze, vorrei che mi spiegassi entrambe. Quella di De Maio posso capire dove l'hai, sì, l'hai pescata, quella di Arslan. Ha commesso qualche erroruccio di troppo, sai, non sapevo se 6 o 5,5, ma visto che io quando do i voti li devo dare anche all'avversario, facendo la somma dell'avversario erano due voti in più all'Udinese, ho dato 5,5 perché tengo conto anche di questo, però Arslan ieri è stato meno preciso rispetto ad altre prestazioni. Allora, Fulvio. A Pereira ho dato 7 perché credo che 7 sia un bel voto, è un voto importante. Sai, se dopo Llorente poteva fare meglio su quel colpo di testa, perché aveva tutto il tempo per indirizzare anche con il pallone più forte e più angolato. Nel complesso lo vedo che sta migliorando e quindi do 6. Diventa sempre più importante per l'attacco dell'Udinese. Andiamo a vedere la pagella di Nicola. Una pagella, allora Nicola ha dato per Musso un 6, per Becao 5,5, De Maio 6, Nointing 6, Molina 6. De Paul 6,5, Wallace 6, anche per Arslan 6, per Larsen, Pereira 7. Llorente 5,5, per il mister Gotti 6,5, Makengo 6, Nestorowski senza voto. Due insufficienze in difesa, però Becao e non Becao De Maio. Per l'anticipo su Pandev, no, va per terra così ed è un errore che non può fare no. No, da difensore, quindi questa è la ragione della sua insufficienza. Per Llorente, perché doveva indirizzare meglio quella palla e al di là di quell'episodio qualche pallone sistemato ma fatto pochino, è stato anche impreciso. Avrei voluto dare 5,5 ad Arslan, anche poi mi sembrava esagerato dare 3 insufficienze per un pareggio dove comunque la squadra si è comportata bene, quindi mi sono trattenuto. Da quel 5,5 non è una bocciatura vera e propria. No, per carità. No. Comunque, e mi è stuzzicato comunque, di poter dare un'insufficienza a Nestorowski. Condivido più la tua pagella a livello dei difensori che la mia. E la tua? Sì. Ti ringrazio. Andiamo a vedere quella di Fulvio e poi le mettiamo tutte e 3 vicine. No, c'era la questione voto a Nestorowski perché ha avuto quell'occasione creata da Pereira e doveva indirizzarla nello specchio, ok? Non è facile, però era infatti ghiotta come situazione, no? Poi non ha avuto neanche il tempo di rimediare perché ha giocato poco. Quella su Nestorowski sarebbe stata la mia domanda finale, la farò comunque dopo. Andiamo a vedere Fulvio, perché anche Fulvio ha messo senza voto. Nestorowski però uno sprazzo lo ha fatto vedere, poi non ha segnato, ma comunque... No, ma la questione era, avesse fatto gol, avesse gli avremmo dato un voto 7. Positivo, 6,5-7. Non l'ha fatto, però in effetti ha giocato troppo poco per votare. Fulvio, per ecco la tua pagella, sentiamo Alice però che ci legge i voti. E allora Fulvio ha dato a Musso 6, Becao 5, De Maio 6, Nointing 6,5, Molina 6, De Paul 6,5, Wallace 6, 5,5 per Arslan, a Larsen 6, Pereira 7, Llorente 6, al mister Gotti 6,5, Makengo 6 e Nestorowski senza voto. Sono d'accordo perché... È come la mia, abbiamo cambiato i due difensori. Sì. Perché da Knight in poi siamo tutti uguali come votazione. Esatto. Vediamo tutte e 3 le pagelle insieme, Fulvio, e poi puoi commentare la tua, naturalmente. Anzi, inizia subito a commentarla. Ma il mio voto, ma diciamo che sono tutte in linea, dai. Sono pagelle più o meno tutte in linea nel giudicare il miglior uomo dell'Udinese Pereira. Quello insufficiente per l'episodio del gol, io ho dato 5, avrei potuto dare 5,5 a Becao, è chiaro, perché 5,5 perché poi c'è stato il pareggio, però poteva essere anche un gol che poteva costare una sconfitta all'Udinese, per cui mi hanno insegnato che i difensori non devono mai mettere il sedere per terra dentro l'area di rigore, io forse sono condizionato da quello, per quello che ho dato 5, perché ha sbagliato l'anticipo su...
su Pandev, però il resto penso che i voti siano più o meno uguali per tutti, con Aslan qualcuno lo ha dato insufficiente, qualcuno no, per cui insomma siamo in linea. Oh, sì, questa i voti sono assolutamente in linea e si conferma, sì, per esempio in difesa, che Nuitink è l'elemento dal rendimento più costante, perché sopra la sufficienza abbondante per Guido e per Fulvio, sufficienza piena per Nicola. Se vogliamo, da Molina forse ci aspettavamo qualcosina in più. Ma non pretendiamo troppo da Molina ancora. Non pretendiamo nulla. Sta giocando ininterrottamente ormai da un mese e mezzo, due, alto là. È anche uno che viene da un altro continente, uno che, che è ancora così, giovane. Molina ha grandi potenzialità. È un acquisto, secondo me, importante, ma non pretendiamo da Molina in questo momento troppo da lui. Ha già fatto bene e sta facendo bene e mi piace. Se fa una partita un po' al di sotto delle aspettative, non casca al mondo, può capitare anche lui. Ripeto, è un nuovo acquisto, è un nuovo per il calcio italiano, quindi non pretendiamo troppo da Molina. Complimenti semmai a Molina, perché a me questo giocatore piace, perché ha personalità, ha gamba e si farà, cioè nel senso che crescerà ancora. Alice, è finita a Milano. È finita a Milano con il risultato che avevamo appunto aggiornato precedentemente, 0-1, la vittoria del Napoli. Tra l'altro Milan che termina la partita con un uomo in meno, una condotta antisportiva per Rebic, quindi appunto l'espulsione, quindi il risultato finale 0-1, vittoria del Napoli. Dell'Inter che ormai è il rosso che non ha preso contro l'Udinese, esatto, mi ha tolto dalla bocca Rebic, doveva essere espulso già contro l'Udinese, c'è sempre una giustizia. Classifica, vediamo la fuga dell'Inter. È fuga, calma. Ehi, 9 punti di vantaggio. C'è la Juventus, deve disputare una gara ancora, la Juventus che a questo punto ha solo il campionato, la Juventus che è pur sempre una corazzata, sì. Attenzione. Vabbè dai, però mi pare insomma che a parole. Fulvio, mi sembra che sia abbastanza indirizzato, no? Guido da vecchio interista fa gli scongiuri, però mi sembra sotto i batti. Mi sembra che lo scudetto a 9 punti, cioè se l'Inter dovesse perdere lo scudetto con 9 punti di vantaggio a 11 giornate dalla fine, con la penultima, un Inter-Juventus che aveva giocato la penultima, quando il campionato ormai è già non deciso. Non sono 9 punti. C'è da mandarli non sono 9 punti. A piedi da... Ma no, ma dai Guido, per cortesia. Possono essere 7? Non è così scontato che questa Juve vinca. Possono essere anche 7. Non è così scontato. Non è scontato che la Juve vinca contro il Napoli, No. Non è scontato nulla, esatto, hai detto bene, non è scontato, e aggiungo nulla è scontato. È un campionato, questo particolare, che c'è la spada di Damocle su tutti, c'è il Covid, ci sono tante cose. Non sull'Inter. Ce l'hanno avuto tutti, dai, ormai, i giocatori. Allora, adesso andiamo a vedere l'ultimo passaggio dell'intervista che abbiamo realizzato con Gianpaolo Pozzo, questa volta... Si parla del futuro, della solidità dei conti del club, il bilancio che nonostante le problematiche ha perso, ma in maniera contenuta, c'è stato un disavanzo molto contenuto, ma c'è stato anche un aumento della patrimonializzazione, di questo abbiamo parlato con il direttore amministrativo Rigotto in una recente trasmissione, ma Gianpaolo Pozzo si sofferma appunto su quello che è il futuro e soprattutto, anzi andiamo a vedere la parte in cui si parla dei tifosi allo stadio. Vediamo prima questo pezzo qui, perché vogliamo darvi anche questo messaggio, l'Udinese sta lavorando molto per riportare i tifosi allo stadio. Sentiamo Gianpaolo Pozzo. La cosa che mi preoccupa di più è il fatto di continuare senza pubblico e che questo crei una disaffezione e di perdere, diciamo, quel pubblico che ormai si era consolidato come negli anni, no? e che è determinante, è essenziale per il calcio, per la squadra. Il pubblico rappresenta tutto. Infatti io non mi abituo a questo,
però bisogna stare attenti appunto che non continuare, perché poi credo che non si abitui nessuno, e un po' alla volta uno magari cambia abitudini e non segue più il calcio con quella passione che ha avuto fino a qui. Ecco. Io credo, ad esempio, per Udine, 10 con questo concetto, con questi apparati, 10.000 persone possono tranquillamente entrare e in assoluta sicurezza, ma c'è sempre il problema burocratico da mettere vicino. Bisogna tener conto che fra 2 mesi il campionato è finito, il tempo passa velocemente e quindi non lo so se ce la facciamo, però noi come società ce la stiamo mettendo tutta affinché effettivamente chi di dovere intervenga per poter organizzare eventualmente una presenza di pubblico limitata con questi apparati. E questo è l'auspicio di tutti. Con Fulvio volevo fare, prendendo spunto da questo ultimo, da questo penultimo, perché ne avremo ancora un altro, pezzetto di intervista del Paron Pozzo. Su questo aspetto, Fulvio, sull'abitudine, io con te vorrei affrontare l'argomento dei calciatori, perché ormai sono tante le partite che si stanno giocando, abbiamo accumulato un buon numero di partite fra il post lockdown dell'anno scorso e questo campionato, si è giocato praticamente sempre a porte chiuse. La sensazione è che le squadre abbiano un po' fatto l'abitudine, perché vediamo un calcio che nelle primissime partite a porte chiuse era diverso, noi giocatori sembrano un po' spaesati, adesso sembra che per loro sia tutto normale. Volevo un po' anche il tuo parere da calciatore che ha giocato con stadi, viva Dio, sempre pieni, salvo qualche, avrai giocato anche tu qualche volta a porte chiuse, ma non era certo la normalità. Forse l'impressione è questa. Certo, vedere una partita senza pubblico, senza emozione, ti dà questa impressione qui, perché si sentono solo le urla dei giocatori, quelle degli allenatori, i contatti che vengono esasperati dall'immagine televisiva, dalle urla quando sono per terra che dopo si rialzano dopo 5 secondi. Il calcio vero è il calcio col pubblico, ha ragione il presidente, il calcio vero è quello, perché il pubblico ti dà emozione. Lasciamo perdere il trasporto che ti dà in campo quando magari fai un gol, quando magari fai un bel intervento, quando magari fai una bella azione, ma il pubblico è trainante, il pubblico è tutto nel mondo del calcio e ti condiziona anche le prestazioni dei giocatori. Guarda che te lo posso dire, in alcuni giocatori li condiziona in termini positivi, in altri dipende dagli elementi, in altri li condiziona in termini negativi, perché io ho giocato insieme a qualche giocatore che sentiva il rumore del pubblico, il famoso rumore del pubblico, per cui il calcio vero è quello col pubblico, ha ragione il presidente, per cui auguriamoci che l'Udinese, che è all'avanguardia sotto questo aspetto, sia una delle prime società ad accogliere almeno 10.000 tifosi. Cosa ne pensate voi velocemente qui sul pubblico? Le squadre si stanno abituando secondo voi? Fondamentale il pubblico, Francesco. Senza il pubblico non c'è divertimento, non c'è poi quella coreografia. Che fa parte del mondo del calcio, no? il mondo del calcio. Il mio riferimento era un altro, cioè stiamo vedendo un calcio abbastanza vicino a quello che vediamo quando c'è il pubblico? È tutto è un altro sport per me, proprio perché ci sono determinate variabili, come diceva Fulvio, che comportano altre variabili, cioè immaginati, i calciatori si stanno abituando, ma è un po' come i cantanti che si esibiscono senza pubblico, quindi il giocatore vive per giocare alla domenica, perché vive per il tifo, vive perché vuole far vedere ai tifosi come gioca, e di conseguenza nel momento in cui manca la componente dei tifosi, che a volte sono fondamentali, specie alla Dacia Arena, quando i tifosi si fanno sentire, si facevano sentire in occasioni molto delicate negli ultimi anni, chiaramente viene a perdere una componente che è, secondo me, fondamentale, e quindi speriamo che
si possa ritornare presto tutti allo stadio. No, io stavo pensando che sarà curioso vedere come certi giocatori che abbiamo visto rendere molto solo in quest'ultimo anno e mezzo, mi viene in mente Çalhanoğlu col pubblico, no? A San Siro, prima faticava sempre, non faceva mai nulla, si inizia a giocare a porte chiuse, inizia a fare la differenza, adesso un po' più in ombra, ma sarei curioso di rivederlo con... E poi è lo stadio per definizione che ti mette pressione, no? Come sa benissimo Fulvio, no? Quindi... È interessante, no? Perché abbiamo visto certi giocatori esplodere, insomma, rendere molto solo in questa situazione qua, no? E lui è un po' il paradigma di questa di questo certo, di per alcuni aspetto. Calciatori, Guido, sapere che se calci in curva non arriva ma no, il fischio ma al di là, dei tifosi. Ma al di là dei calciatori, se calcio qualcosa. Qui io non calcio là. Non esiste il calcio senza pubblico, è la morte del calcio. Perché il calcio è sempre nato col pubblico, già nel 100 anni fa c'erano sempre spettatori, perché era considerato uno sport popolare. Per esempio in Inghilterra, rugby e calcio, lo sport volgare e popolare era il calcio, ed è sempre rimasto così fino ai nostri giorni. Io ricordo andavo al Moretti negli anni 50, ma mi toccava andare al Moretti e sentivo la passione di tutti, e avvertivano anche i calciatori perché era sempre pieno, dovevo andare un'ora prima perché i posti non erano numerati, era un altro tipo di calcio, io ho ancora questo ricordo, quindi adesso quando vedo gli stadi vuoti, belli quanto vuoi, ma vuoti, dico è la morte del calcio, non possiamo fare niente, esatto. D'accordo, però qua si rischia, come dice Giampaolo Pozzo, la morte del calcio, si rischia che il tifoso faccia dietro frondo e perda questa passione. Perde disaffezione, cambi non interessi. Credo che alla fine perderà la passione per calcio. Anche perché lascia stare gli adulti che sono però formati, ma qualche minima chi inizierebbe parte... ad andare allo stadio e non vede. Poi perché i più giovani si abituano al prodotto televisivo, poi e basta, esatto, solo sì, a quello, sì, no? Sì, non all'emozione è dello vero, stadio. È vero. E allora, invece, sicuramente non corre rischi l'Udinese dal punto di vista della solidità, e dunque questo può permettere di parlare del futuro, nonostante in questo momento ci sia una situazione ancora difficile per la pandemia e per tutto ciò di cui parliamo extra calcio, che influisce però anche sullo sport e sul calcio, ma i conti in ordine hanno sempre fatto in modo che l'Udinese potesse guardare al futuro con tranquillità, e adesso per fortuna è ugualmente così, nonostante i gravi problemi. Sentiamo il presidente. Diciamo che noi, gioco forza, abbiamo sempre voluto guardare bene i numeri, perché il momento in cui una società, ma non solo nel calcio, in qualsiasi settore è in difficoltà economica, fa fatica, e poi le cose si aggravano quando poi ti arriva qualche inconveniente tipo la pandemia, eccetera. Noi abbiamo due società sane, e nonostante i vari inconvenienti che si sono verificati durante il percorso, siamo qui a programmare tranquillamente, diciamo, il futuro. Quindi supereremo senz'altro tutte queste gravi difficoltà legate ai fatti che si vedono, no? E per il futuro, una volta superata, diciamo, la pandemia, questa crisi, speriamo che si concluda quest'anno, speriamo, no? Poi riprogrammeremo come si è, cioè il vecchio programma stadio eccetera, no? Perché adesso dobbiamo fare qui nuovi studi televisivi, è tutto un programma a medio termine che purtroppo è anche ritardato per causa e della burocrazia e degli inconvenienti di cui abbiamo parlato, no? Però insomma i programmi sono chiari e sono in prospettiva, cioè l'Udinese deve crescere, deve diventare un club, un club sui primi 10. Allora, un club che almeno deve arrivare nella parte sinistra di classifica ogni anno, questo è l'obiettivo. Sono arrivati messaggi molto importanti da parte del presidente Pozzo. Ma ha detto una cosa sacrosanta, Pozzo, una cosa sacrosanta.
il calcio, la società calcio è un'azienda economica che produce calcio. Se un'azienda economica non ha i conti in ordine, non va da nessuna parte, rischia il fallimento. Se ha i conti in ordine, ha anche un futuro, può produrre. Allora, io credo che i tifosi, gli sportivi friulani possano essere orgogliosi di come viene gestita la società, di come viene gestito il, tra virgolette, fenomeno udinese, cioè il calcio friulano. Guardiamo, d'accordo, è una situazione economica particolare legata alla pandemia che ha generato problemi ovunque, probabilmente li ha generati anche l'Udinese, è ovvio, però i conti sani hanno un po' allentato questo problema. Ma guardiamo l'Inter, che il presidente non sa a chi rivolgersi, e adesso poco si parla, ma si parla lo stesso perché l'Inter è in testa alla classifica. Guardiamo il Barcellona, che non ha incassi, che sono diminuiti gli incassi. Guardiamo la Juventus, guardiamo come soffre il calcio a certi livelli. Quindi se fa il passo più lungo della gamba, e meno male che l'Udinese non lo fa, prima o poi paghi certo. Dazio, paghi Dazio salato. Assolutamente. Bene, allora chiudiamo qui, vado a salutare Fulvio. Ciao Fulvio. Ciao, buonanotte. Ci rivediamo alla prossima, settimana prossima, grazie. Saluto Alice, questa sera ha avuto il suo bel da fare perché tantissimi messaggi. Davvero. Eh sì, davvero, ci avete tanti. Scritto in tanti, quindi grazie mille, una buonanotte a tutti. Buonanotte a Guido, Nicole, buonanotte. A voi, buonanotte a tutti. E a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana con Studio Stadio, commenti e approfondimenti.